Io vi saluto tutti nuovamente, vi do il mio benvenuto. Sono Monica Marchi e sono il delegato all'orientamento e al tutorato del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne e insegno letteratura italiana. Sarebbe piaciuto ospitarvi nella bella sede di Palazzo San Nicolo a Siena, ma viste le contingenze è più sicuro vederci virtualmente su questi schermi. Quindi io vi do il mio benvenuto e prima di passare la parola al direttore del Dipartimento, Pierluigi Pellini, vi vorrei dire che cosa ci piacerebbe darvi in questa ora e mezzo. Ci piacerebbe non tanto e non solo dirvi che cosa si studia a Siena, perché in fin dei conti, e al nostro Dipartimento, perché in fin dei conti lo potete tranquillamente vedere anche sul nostro sito o sul sito dell'Ateneo, ma ci piacerebbe farvi capire come si studia a Siena e soprattutto farci conoscere, dirvi chi siamo. Vorremmo insomma presentarci in tutta la nostra totalità ed è per questo che a questa giornata di orientamento parteciperanno non solo i docenti del Dipartimento, ma anche una rappresentanza dell'ufficio studenti didattica. Poco fa avete visto Cinzia Carmignani, che è la responsabile della segreteria del nostro Dipartimento, ma ci saranno anche gli studenti rappresentati dagli studenti tutor. Quindi io passo subito la parola al professor Pellini, che vi dà il suo benvenuto a questa giornata. Grazie per Luigi. Grazie a te Monica e grazie soprattutto alle studentesse e agli studenti che hanno sottratto qualche minuto prezioso alla preparazione dell'esame di maturità per ascoltare quello che facciamo al Dipartimento di Filologia Critica. Quello che facciamo ve lo spiegheranno molto meglio i colleghi dopo e soprattutto vorremmo che poi anche voi poteste intervenire, ascolteremo le vostre domande di qualsiasi tipo, non abbiate nessun tipo di timidezza o di vergogna perché siamo qui apposta per chiarire i vostri dubbi e per vedere insieme se studiare lettere a Siena può essere la cosa interessante per voi a partire dall'anno prossimo. Io vi dico solo questo. Sto chiedendo a tutti di staccare l'audio perché sento un ritorno. Ovviamente solo chi parla deve tenere l'audio acceso quando si fanno queste riunioni su Google Meet. Allora, noi siamo un dipartimento di eccellenza. Che cosa vuol dire? Che il Ministero ci ha selezionati come uno dei migliori dipartimenti di lettere in Italia. E che cosa vuol dire, molto banalmente, studiare in un dipartimento di eccellenza? Vuol dire avere dei docenti, diciamolo senza falsa modestia, che sono fra i migliori studiosi, non solo studiosi di letteratura, ma anche scrittori, ma anche traduttori, ma anche teorici, che affrontano la letteratura da molti punti di vista, dallo studio filologico dei testi a uno studio critico, il dipartimento si chiama Filologia e Critica, che cerca di vedere che a che cosa può essere utile la letteratura per capire meglio il nostro mondo, per capire meglio noi stessi. Quindi vuol dire avere dei buoni docenti, e questo lo dice il Ministero, quindi non ce lo diciamo da noi. Vuol dire avere una forte internazionalizzazione. Abbiamo docenti stranieri che vengono ogni anno a insegnare da noi, abbiamo moltissime borse per le più importanti destinazioni estere, Berlino, Parigi, Londra e molti altri scambi. E vuol dire anche, soprattutto direi, a Siena, lavorare in gruppo, in piccoli gruppi, in una comunità di docenti e studenti. Noi i nostri studenti li conosciamo personalmente tutti, li seguiamo personalmente tutti. Questo per noi è veramente fondamentale. E proprio per questo è stato molto difficile in questi ultimi 2 mesi passare alla teledidattica, perché noi non siamo un'università telematica, non vogliamo diventare un'università telematica, per noi appunto il confronto seminariale, la discussione in presenza con i nostri studenti è fondamentale. Però sappiamo anche che il prossimo anno sarà per tutti noi un anno difficile e quindi ci siamo attrezzati, ci stiamo attrezzando, come vedete più o meno funziona Google Meet, per proporre l'anno prossimo una didattica doppia.
coppia mista. Cioè, noi speriamo che tutti voi che ci state ascoltando ora, possiate venire a Siena, e stiamo già predisponendo le aule con il distanziamento, con tutte le misure di sicurezza necessarie per poter iniziare il 1° di ottobre, anzi il 28 di settembre, se non sbaglio, l'anno accademico in presenza. Però tutti coloro che per le più svariate ragioni, per ragioni sanitarie o anche per ragioni economiche, perché sappiamo benissimo che in questo momento molte famiglie in Italia hanno dei problemi economici, dunque per chi non potesse venire a Siena, anche se, lo ripeto, essere qui, essere presenti è una cosa fondamentale per noi e lo ridiventerà non appena la situazione sarà normalizzata, chi non potesse potrà comunque seguire il primo anno, cioè l'anno accademico 2020-2021, anche in teledidattica. Ecco, questo è un impegno che ci prendiamo, stiamo lavorando molto appunto per attrezzare le aule, per creare tutta l'infrastruttura informatica necessaria, anche la nostra biblioteca, che è una delle primissime in Italia ad aver riaperto e a dare anche dei servizi a distanza, ci stiamo attrezzando per offrire, questa è un po' la novità che vi volevo dire come direttore, poi ridò subito la parola a Monica Marchi, vi aspettiamo tutti a Siena, però chi non potesse venire a Siena potrà lo stesso seguire i corsi di questo Dipartimento d'Eccellenza anche da remoto per il primo anno, per l'anno accademico 2021. Io rimango connesso con voi, quindi sono pronto a rispondere a qualsiasi domanda, ma ora passo la parola. Grazie. Grazie Pierluigi. Prima di passare la parola a Maria Rita Di Giglio, vi volevo ricordare che chiunque di voi volesse delle informazioni specifiche sull'orientamento può scrivere a questo indirizzo orientamento.dictlam@unisi.it e ci può dare anche il suo assenso per poter ricevere informazioni sulle nostre prossime iniziative. Se invece durante questa nostra conversazione avete qualche problema tecnico, potete contattare Eleonora Pischedda, la professoressa Pischedda, che è in cabina di regia e che vi potrà aiutare e guidare in questa giornata. Il suo indirizzo è eleonora.pischedda@unisi.it. A questo punto passo la parola a Maria Rita Di Giglio, che è delegata del Rettore all'Orientamento e Tutorato e che è una nostra carissima collega. Prego Maria Rita. Grazie Monica, grazie a tutti. Io, Monica, la professoressa Marchi mi ha chiesto di dire qualcosa sul fatto che questo è un modo nuovo, no, di fare orientamento, e cioè su questa modalità telematica, i Digital Open Days. E non vi annoierò con questo perché siete sicuramente tutti più bravi di me, insomma, su questi aspetti. E voglio dirvi però qual è la cosa bella di queste iniziative. E la prima cosa che mi viene in mente è il fatto di lavorare in gruppo e di fare squadra. E questa è una qualità molto importante ed è una qualità anche molto richiesta nel mondo del lavoro, sia nel pubblico che soprattutto nel privato. Ora, mi piace quindi dirvi davvero due parole sulla questione degli sbocchi professionali, cioè su quello che voi potrete fare dopo esservi laureati in studi letterari e filosofici o nelle nostre magistrali, in lettere moderne, in lettere classiche. E mi piace anche l'idea di cercare di sfatare questo falso mito della inoccupabilità dei laureati in lettere, che è una grande sciocchezza, posso permettermi di dirlo con i dati Alma Laurea sotto gli occhi, che dicono che a 5 anni dal conseguimento della laurea triennale la percentuale di laureati in lettere che trova lavoro è praticamente allineata rispetto a quelle di lauree che spesso vengono considerate più competitive. La forza di questo tipo di formazione, e vi parlavo prima appunto della capacità di lavorare in gruppo, la forza di questo tipo di formazione è che allena alla flessibilità ed allena anche ad un lavoro, diciamo, di decodifica dei linguaggi. Non soltanto linguistici. La capacità con cui il nostro dipartimento ha affrontato questa emergenza e quindi convertendoci tutti, diciamo, al digitale, devo dire che è stata, almeno per me, sbalorditiva. Nessuno di noi è un nativo digitale,
Tuttavia siamo riusciti, perché bisogna ammettere, bisogna dire che le competenze letterarie e le competenze umanistiche allenano molto alla flessibilità e direi, con un termine che non amo, ma insomma è così che si dice, alla resilienza. Ora, nessuno sarà in grado di dirvi quale professione potrete fare fra 3-4 anni. Si possono dare delle indicazioni di tipo generale, ma in realtà non lo sa nessuno, perché c'è il grande tema delle professioni del futuro. Molte professioni sarete voi stessi a inventarle. E devo dire che in questo la flessibilità, torno a dire, che vi dà una formazione umanistica è qualcosa di raro. Gli studi letterari, gli studi filosofici allenano anche alla creatività. La creatività è il motore di tutto, è il motore del funzionamento della società dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, eccetera. Creatività, però, bisogna stare attenti, non vuol dire improvvisazione. Noi vi trasmetteremo quindi conoscenze e competenze che vi serviranno a comprendere i linguaggi della società, non soltanto della società letteraria, i linguaggi, diciamo, culturali. Si parla tanto in questi mesi, in questi anni, di dematerializzazione, di digitalizzazione degli archivi, dei contenuti, delle edizioni. E per fare questo occorrono competenze tecniche, naturalmente, ma occorrono i contenuti, cioè occorre sapere dove mettere le mani, proprio sui contenuti, come vi dicevo. È chiaro che uno studio come quello che potete fare al nostro dipartimento è uno studio che allena la vostra e la nostra capacità di analisi dei contesti sociali. Che cosa voglio dire? Voi potrete seguire dei corsi di letteratura italiana, tedesca, russa, francese, spagnola, ora ne dimentico qualcuna, ma insomma, ma se seguite un corso su Zola, voi non avrete soltanto imparato com'era la società francese ai tempi di Zola, avrete imparato quali sono le coordinate entro le quali muoversi per capire certi meccanismi, che sono meccanismi, direi, eterni, sono meccanismi di decodifica, appunto, che poi avrete modo di adattare a quello che vi è più necessario. È importante quindi ribadire che questo è un dipartimento di eccellenza, che i docenti di questo dipartimento sono docenti che fanno una ricerca di altissima qualità e in buona misura anche una ricerca innovativa. È opportuno ricordare che il personale tecnico e amministrativo del DIFCLAM collabora attivamente con i docenti e facilita in ogni modo la vita dentro il dipartimento dei docenti e anche, ma anche, degli studenti. E quindi cos'altro dire? Un corso di laurea in lettere è un corso di laurea che vi rende più forti e vi rende più capaci di gestire il vostro futuro in maniera autonoma, in maniera indipendente. Una delle esperienze più belle che può fare un essere umano è quello di decidere come impiegare il primo stipendio, almeno quella è una cosa che io non ho dimenticato, non dimenticherò mai a questo punto. E questo è molto importante, perché quello significa essere indipendenti. Quindi coltivate questo interesse se lo avete, e se siete qui vuol dire che lo avete. Non vi fate scoraggiare da statistiche che non stanno né in cielo né in terra, non sono vere, nessuno è in grado di dirvi cosa chiederà il mondo del lavoro fra 3-4 anni. E questo tipo di competenze è un tipo di competenze che vi, ripeto, che vi rende più forti, che vi rende più autonomi e più liberi di esercitare lo spirito critico, e questo è il capitale più grande, più importante, secondo me, che si può acquisire durante l'università. E basta, se no divento noiosissima. Monica, riprendi tu la questione, che non so a chi tocca. Grazie, benvenuti.
Grazie Maria Rita, grazie anche per questo sguardo sul futuro e per queste parole con le quali hai voluto sfatare questo mito negativo che ci perseguita e che non è assolutamente veritiero. Quindi riprenderei la parola io, mi do la parola da sola e vorrei dire qualche parola partendo un pochino dal concetto già affrontato dal professor Pellini e dalla professoressa Di Giglio su che cosa significhi studiare un dipartimento di eccellenza, perché il dipartimento di eccellenza non è solo un'etichetta formale e non è un semplice riconoscimento del ministero, ma possiamo dire che il dipartimento di eccellenza è quasi un sigillo di garanzia, perché cioè, dice ciò, riconosce ciò che siamo stati e suggerisce ciò che saremo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il dipartimento d'eccellenza significa anche avere dei finanziamenti, significa avere delle risorse economiche da poter spendere e impiegare. Impiegare come? Impiegare per la ricerca, questo di sicuro, ma impiegare anche per la didattica e per migliorare i servizi offerti agli studenti e significa anche acquisire, assumere persone nuove, ricercatori nuovi. Il nostro dipartimento in pochissimi anni si è trasformato, si è ringiovanito e si è instaurato un dialogo, a mio parere, molto proficuo tra, possiamo dire così, tanto non si offende nessuno, il vecchio e il nuovo, ecco, e tra uno sguardo, di chi è tanti anni che fa ricerca e ha grande esperienza, ha una formazione e una cultura immensa che può trasmettere ai giovani. E giovani che invece apportano magari uno sguardo più fresco e più vicino anche agli studenti. Questo il nostro dipartimento ce l'ha e negli anni l'ha acquisito, negli ultimi anni l'ha acquisito sempre di più. Ma risorse significa anche, come vi dicevo, offrire servizi e offrire opportunità. Il nostro dipartimento ha sempre investito molto sull'orientamento e sul tutorato. E attraverso questo finanziamento del Ministero ha potuto e potrà investire sempre di più. Investire sull'orientamento significa avere poi degli iscritti più motivati, più consapevoli, e questo è importantissimo perché nessuno di noi ha voglia, no, di, e nessuno studente è contento se, ad esempio, perde il primo anno perché sbaglia a fare la propria scelta. Quindi è importantissimo riuscire a guidare gli studenti nell'orientamento, ma significa anche avere la possibilità di poterli seguire meglio durante il triennio e significa anche poter investire nell'internazionalizzazione, ad esempio un aspetto che nel nostro dipartimento è molto sentito e al quale teniamo veramente tantissimo. Il professor Pellini forse l'ha detto, ma non voleva essere troppo sbrodolato, incensarsi da solo, però è una cosa preziosissima che abbiamo conquistato grazie al finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. È stata l'opportunità di finanziare quest'anno, se non ricordo male, ben 12 borse per partire Erasmus per i ragazzi, 12 borse che sono aggiuntive rispetto a quelle già offerte dal nostro Ateneo. E questa è un'iniziativa che è partita dal nostro direttore, che è stata appoggiata poi da tutto il corpo docenti, perché crediamo veramente che i nostri studenti debbano partire per l'Erasmus e che sia un'esperienza fondamentale per la formazione di ogni studente e anche per la sua esperienza personale. Ma come vi dicevo, significa anche investire nel tutoraggio. Il nostro dipartimento crede molto nel tutoraggio. Chi di voi si iscriverà al nostro dipartimento riceverà una mail nella quale gli sarà comunicato, ad esempio, lo studente tutor che avrà il compito di seguirlo non per un anno, come succede in molti altri dipartimenti del nostro Ateneo, ad esempio, ma per la sua intera carriera accademica. Quindi ci sarà un docente tutor che avrà il compito di assistere e guidare lo studente. Lo studente che non appena si iscriverà al nostro dipartimento avrà a disposizione subito degli strumenti per
mettersi in pari se eventualmente si iscrive decide di iscriversi al nostro dipartimento con qualche lacuna su alcune materie, come per esempio il greco o il latino. Ci si può iscrivere al DIFLAM anche senza aver mai studiato greco o latino, anche a lettere classiche, quindi al curriculum di lettere classiche, senza aver studiato greco e latino. Perché ci sono dei corsi di latino 0, di latino 1, di greco 0 che aiutano lo studente a mettersi subito in pari con gli altri suoi colleghi di università. Ci sono poi dei corsi, per esempio, di recupero per il test di italiano e ci sono anche dei corsi di scrittura accademica o scrittura creativa per allenare un aspetto della preparazione scolastica delle superiori che spesso viene un pochino trascurato, cioè l'abilità della scrittura. Ma non solo, con i finanziamenti dell'Ateneo, ma anche con i finanziamenti del Dipartimento d'Eccellenza, abbiamo la possibilità di creare, di scegliere ogni anno degli studenti tutor, vi parleranno tra poco, che hanno il compito non solo di partecipare a iniziative come queste, ma anche quello di affiancare gli studenti in difficoltà. Cosa voglio dire? Gli studenti tutor hanno il compito di organizzare delle lezioni, diciamo così, come si suol dire, peer to peer, cioè da pari a pari. Quindi lezioni personalizzate a piccoli gruppi o a singole persone che possono avere delle difficoltà nel passare dallo studio delle scuole superiori a un approccio allo studio più di tipo universitario. Ci sarebbero ancora veramente tantissime cose da dire, ma preferisco lasciare più spazio ai miei colleghi. Non prima però di avervi detto ancora un paio di cose. Innanzitutto vi voglio ricordare che chiunque di voi non se la senta, per esempio, di intervenire oggi nella chat o non abbia ancora le idee chiare, ma voglia farci delle domande, può contattarci. Pregherei Eleonora magari di condividere il suo schermo e di mostrare in quale modo, cioè può andando sul sito, sul portale dell'orientamento dell'Ateneo, su questo portale che si chiama Orientarsi, può cercare, ecco, Eleonora ce lo fa vedere, Orientarsi, scelgo servizi e strumenti per la scelta. Si scende un pochino, la seconda voce sulla sinistra, calendario colloqui con linee online con i docenti, colloqui DIFCLAM. Cliccando su questa pagina si apre il calendario dei nostri colloqui d'orientamento. Quindi potete, è meglio se prendete appuntamento in modo tale che il docente sia tutto per voi e che non ci siano sovrapposizioni con altri studenti e potrete rivolgerci le vostre domande. Nelle prossime settimane, ma questo ve lo diranno meglio poi gli studenti tutor, anche gli studenti tutor saranno a vostra disposizione. Ci saranno due ricevimenti settimanali. Lunedì dalle 10 alle 12 ci sarà Caterina Bellenzier e il mercoledì dalle 11 alle 13 ci sarà invece Filippo Sambugaro. Vogliamo, come dire, capiamo il momento di difficoltà, capiamo quanto sia difficile, prepararsi alla maturità in questo momento e quindi nel nostro piccolo abbiamo escogitato un modo, per venirvi incontro, per esservi d'aiuto. È una sorta di pre-tutoraggio quello che abbiamo fatto. Quindi se andate sulle pagine su YouTube, sulla pagina YouTube del DIFCLAM, troverete alcune sezioni dedicate proprio a voi. Troverete la sezione di estremi rimedi, lezioni di accompagnamento alla maturità, nella quale per ora trovate 8 nostre lezioni che vi dovrebbero essere d'aiuto per preparare la maturità. Troverete a breve, immagino, anche la sezione delle lezioni che invece abbiamo preparato per Teletruria e che vanno in onda tutte le mattine su Teletruria.
E troverete poi anche altre sezioni dove abbiamo pubblicato tutti i seminari che abbiamo fatto, che abbiamo mandato in onda, diciamo così, e in diretta ogni settimana, il lunedì e martedì con i seminari di lettere classiche, il mercoledì con i seminari di lettere moderne, che sono così degli interventi un pochino più avanzati, di certo non sono necessari per la maturità, ma che tenevo a comunicarvi perché sono un pochino il segnale del nostro desiderio di esserci anche in questo momento, di essere presenti, di essere vivi e vitali. E infine l'ultima informazione che vi vorrei dare riguarda i nostri social, perché abbiamo pensato che fosse opportuno farci conoscere in questo momento attraverso i nostri social. Quindi sul canale di Instagram e su Facebook ogni settimana ci presenteremo, ognuno di noi, studenti, ex studenti, docenti, amministrativi, ricercatori, ogni singola anima del dipartimento che poi va a creare la grande anima di ICLAM si presenterà a voi. E quindi vi invito a seguirci sui nostri social e per farvi capire che cosa siamo, ora inviterei Eleonora invece a mandare in onda il video che abbiamo preparato, che è un video medley, un piccolo riassuntino di ciò che potrete vedere nei prossimi mesi, sino alla prossima immatricolazione sui nostri canali. Quindi tolgo anch'io l'audio e farei partire il video. Cerchiamo di insegnare la letteratura da due punti di vista complementari, come dice il nome del nostro dipartimento, filologia e critica. Cerchiamo di dare una solida e rigorosa preparazione sulla storia e sulla tradizione dei testi, la filologia, ma cerchiamo anche di insegnare la letteratura mostrando che la complessità dei testi letterari ci permette di meglio comprendere la complessità del mondo in cui viviamo. In generale possiamo dire che la vocazione delle letterature comparate è quella di conciliare, di far dialogare da un lato il testo con le sue forme, strutture e stili e dall'altro lato il mondo, la storia con la sua complessità, difficoltà ma spesso anche bellezza. E del resto la letteratura è una forma di conoscenza e comprensione del mondo e della realtà. Pensare di poter intraprendere il viaggio di esplorazione della storia dell'uomo, soprattutto quella antica, da soli, è certamente un errore. C'è bisogno di accertare i testi prima di poter dire qualcosa su di loro, prima di poter fare critica sui testi stessi, ed è questa una delle principali sfide della filologia, quella di tornare ai manoscritti, comparare i testi tra di loro per riuscire ad accertarli in uno stato il più possibile vicino all'originale e a sapere qualcosa sulle culture che li hanno prodotti, sulle società, sulle civiltà che stanno alla base di questi testi. Nei corsi di storia della lingua italiana e linguistica italiana prenderemo in esame naturalmente i grandi della nostra letteratura che hanno avuto un ruolo decisivo anche per la storia della lingua, oltre alle tre corone, Alessandro Manzoni, per citare solo i nomi più noti, ma non solo. Studieremo anche testi non letterari significativi però per la storia della lingua italiana. Se c'è un tratto caratteristico dell'insegnamento senese di letteratura contemporanea è che da noi lo studio e la prassi sono congiunti. Molti dei docenti dell'Università di Siena sono scrittori. Se sceglierete i nostri corsi di studio, voi avrete tutto l'aiuto da parte mia e delle colleghe per far fronte a tutte quelle prime operazioni che normalmente danno pensiero agli studenti. Ultimo dato da non sottovalutare, un rapporto numerico tra docenti, tra professori e studenti
estremamente vantaggioso, che fa sì che i nostri studenti siano estremamente e assiduamente seguiti. Studiare a Siena mi ha permesso di partecipare alla vita universitaria anche attraverso l'attività da studentessa tutor. Ma chi sono gli studenti tutor? Gli studenti tutor sono degli studenti esperti che vengono selezionati ogni anno attraverso un apposito bando e che mettono a disposizione degli altri studenti la propria esperienza. Quando il primo anno mi chiedevano per quale motivo avessi scelto di studiare a Siena, io rispondevo per l'eccezionale fama della facoltà di lettere, per il centro di antropologia e mondo antico che conoscevo già da liceo e dove ero certa che avrei trovato un approccio a quello che già mi piaceva, estremamente innovativo e unico in Italia. Grazie. Io passerei la parola a Guido Mazzoni. Prego, Guido. Grazie. No, volevo dire sei cose organizzate proprio numericamente in modo da che si possano seguire meglio, precedute da una premessa. La premessa è questa. Noi di solito abbiamo i capelli molto più in ordine di così, cioè quando verrete a Siena ci troverete molto più organizzati da questo punto di vista. Purtroppo anche noi, Giovanni, non è tanto che non andiamo dal barbiere, ecco. E la seconda cosa è che siamo più sciolti di come sembriamo nel video di presentazione, perché è molto difficile in realtà padroneggiare bene questo nuovo medium e tutti quanti ci stiamo abituando. Poi voglio dire sei cose. Le sei ragioni, secondo me, principali per le quali dovreste pensare di iscrivervi a Siena. La prima è che questa è un'epoca nella quale le università italiane stanno creando gerarchie. Fino a 20 anni fa non era tanto importante, non era così importante dove si fosse studiato, era importante quale facoltà si fosse fatta. In realtà sta diventando sempre più importante il luogo, l'università, il dipartimento nel quale si è studiato. E questo perché il sistema si sta dotando di gerarchie, di classifiche, di ranking, come già succede da molto tempo in altri paesi europei e negli Stati Uniti. Si può discutere se questa sia una buona o una cattiva cosa, e tuttavia un processo in corso, una cosa che accade che non può essere negata. L'università, il nostro dipartimento, l'ex facoltà di lettere e filosofia nella sua parte letteraria, filosofica, filologica e linguistica, è da molto tempo in testa alle classifiche ministeriali e del Censis. Questo è un fatto, è una cosa che potete accertare se ripercorrete la storia delle classifiche universitarie del Censis, quindi di un organismo autorevole che fornisce consulenza alla pubblica amministrazione. Noi da molto tempo in quelle classifiche siamo o primi o nei primi tre posti. E questa è la prima ragione. La seconda ragione è che abbiamo un corpo docente relativamente giovane, un corpo docente in cui potete trovare professori e professoresse che hanno fra i 30 e i 45 anni, età che nella docenza universitaria è considerata giovane. E questo è un elemento che ci distingue ed è un elemento importante che in altri contesti universitari non è così ovvio o che pure non c'è proprio. Un terzo elemento è la diversità dei tipi di insegnamento che troverete a Siena. A Siena la letteratura e la filosofia, la filologia e la linguistica si studiano in molti modi diversi. Abbiamo approcci più attenti al testo, alla ricostruzione critico-filologica del testo, al commento del testo, e approcci che legano lo studio della letteratura alla riflessione sulla realtà. Abbiamo sia insegnamenti di letteratura, sia insegnamenti di filosofia e di filologia, e abbiamo poi, questa è una caratteristica senese, molti docenti che sono scrittori. E questo permette un approccio alla scrittura e alla lettura delle opere letterarie tramandate dal passato, nuovo, originale, magari se volete a volte
spericolato, però sicuramente imprevedibile e che ha pochi equivalenti altrove. La quarta ragione, il quarto punto, è che il nostro dipartimento ha le dimensioni giuste per fare una buona esperienza di formazione all'università, cioè non siamo né troppo piccoli né troppo grandi. Questo ci permette di avere la massa critica per poter articolare dottorati, cicli di lezione, cicli di conferenze e allo stesso tempo ci permette di seguire gli studenti individualmente. Quello che i miei colleghi sottolineavano, cioè il fatto che noi i nostri studenti li conosciamo personalmente, è un elemento molto importante che in università di dimensioni più grandi non troverete. In università di dimensioni più grandi vi troverete gettati in aule enormi e seguirete professori che non vi conoscono personalmente, vi troverete a scrivere la tesi di laurea con professori che non hanno materialmente il tempo di leggere quello che voi scrivete. Da noi tutto questo non succede. Da noi il rapporto tra docenti e studenti è un rapporto stretto. Il quinto punto è che abbiamo molti rapporti internazionali. Abbiamo così tanti rapporti internazionali che ci sono stati dei momenti in cui non siamo riusciti a distribuire tutte le borse Erasmus che avevamo. Abbiamo così tanti rapporti internazionali che i nostri laureati poi diventano dottorandi negli Stati Uniti, a Columbia, a Yale, alla University of Toronto, alla University of Chicago, alla Sorbona, a Cambridge, a Oxford. Abbiamo legami internazionali che ci permettono di mandare i nostri laureati migliori, se lo desiderano, a studiare all'estero e questo evidentemente vuole anche dire che lo studio senese è apprezzato, il modo di studiare che si trova a Siena ha un riconoscimento internazionale, altrimenti non sarebbe comune vedere tutti questi studenti che riescono a trovare una loro strada in istituzioni straniere. E il sesto e ultimo punto è che siamo digitali, come vi ha spiegato il direttore, siamo in grado di offrire un insegnamento sia in presenza sia in remoto. In pochi giorni siamo riusciti a mettere su un sistema di teledidattica efficiente. Poche ore fa parlavo al ricevimento virtuale con una nostra studentessa che fa il proprio soggiorno Erasmus a Berlino in una università tedesca molto prestigiosa. Lei mi diceva che quell'università non è riuscita a mettere su un insegnamento di teledidattica comparabile a quello senese, perché da loro la teledidattica si fa con lezioni registrate, da noi si fa in diretta e con lezioni registrate, il che crea una differenza notevole perché la lezione in presenza permette alle studentesse e agli studenti di fare domande direttamente a chi insegna e di avere l'equivalente elettronico di un dialogo in presenza. Per queste sei ragioni, ne dico sei, potrei continuare, ma queste mi sembrano essere le principali, Siena è un'ottima scelta. Siena è un luogo in cui ci sono le condizioni ideali per usare bene i propri anni di formazione e gli studenti che sono passati dal nostro dipartimento hanno di solito conservato un ottimo ricordo dell'insegnamento che hanno ricevuto. Non ce lo diciamo da soli, ce lo dicono le statistiche che riceviamo, i questionari indipendenti che vengono fatti per accertare ad anni di distanza qual è l'opinione che le persone che sono passate alle istituzioni universitarie italiane hanno conservato del luogo dove hanno studiato. Ecco, noi andiamo bene in queste statistiche, segno che questo dipartimento funziona.
Un'ultimissima cosa sull'insegnamento della letteratura, della filosofia e la ragione per la quale si deve scegliere questo tipo di strada è questa. La professoressa Di Giglio vi ha parlato delle statistiche sull'occupazione. Io vi ricordo una cosa ovvia, che la prima ragione per cui da tenere in considerazione, da tenere presente quando si sceglie una strada nella vita, è la vocazione. Senza una vocazione, senza un interesse, un trasporto per le discipline che si vanno a studiare, è molto difficile le cose che si studiano e che occuperanno una parte consistente della nostra vita futura possano significare qualcosa per noi. Ecco, se avete slancio, desiderio, trasporto di studiare queste discipline, queste materie, Siena è veramente il luogo che in questo momento fa per voi. Grazie Guido. Io passerei subito la palla a Tommaso Braccini, perché mi piacerebbe rimanesse un po' di tempo poi in fondo anche per le domande. Quindi prego Tommaso. Allora, grazie Monica, buongiorno a tutti. Dunque, parlerò del percorso che conosco un po' meglio, che è quello delle lettere classiche. Le lettere classiche a Siena si possono studiare sia in un curriculum all'interno della triennale studi letterari e filosofici, sia poi nella magistrale, per l'appunto di lettere classiche. La domanda allora è: perché studiare lettere classiche a Siena? La risposta è che Siena anche in questo vi dà di più. In che senso? Beh, innanzitutto, come già appunto è stato accennato dal professor Mazzoni, Siena vi dà più approcci, perché anche nel campo delle lettere classiche voi appunto potrete trovare l'approccio basilare, che è quello naturalmente filologico letterario. Gli antichi noi li studiamo soprattutto a partire da testi, e quindi un approccio letterario e filologico è assolutamente cruciale per tutto, e questa Siena ovviamente viene fatto molto approfonditamente, molto bene, ci sono delle vere e proprie eccellenze. C'è l'approccio storico e la storia antica, quindi storia greca e storia romana. Siena viene insegnata e viene, come dire, anche ricercata in maniera particolarmente solida e innovativa. E poi c'è l'approccio antropologico. L'approccio antropologico, che è appunto qualcosa che Siena ha in più di altre università in Italia, che è un po' il tratto caratteristico dell'antichistica senese, e si incentra intorno a un centro di ricerca, per l'appunto, il centro AMA, che è stato fondato nel 1986 e che proprio recentemente è diventato un centro interuniversitario di ricerca. È stato fondato ed è ancora diretto da Maurizio Bettini, che continua ancora a insegnare, e questo è assolutamente, come dire, è un tratto assolutamente peculiare di Siena. L'approccio antropologico è quello che va tra le righe dei testi, oltre le righe dei testi, e che anche grazie a una comparazione con la società, con la cultura, con le culture moderne, cerca di ricostruire quello che per gli antichi, per gli autori antichi era scontato e che per noi non lo è più. Quindi, come dire, è un approccio ancora più totalizzante al mondo antico. Ovviamente nella triennale viene data grande attenzione alle istituzioni, quindi a fornire le basi di tutti questi aspetti dello studio dell'antichità, ma già, ripeto, con un approccio estremamente dinamico, e poi alla magistrale queste peculiarità, e in particolare appunto l'attenzione all'antropologia, è ancora più profonda, e questo lo dico perché Siena, credo si possa dire, è uno dei pochi casi, per quanto riguarda le lettere classiche, in cui la magistrale non è una fotocopia della triennale. Spesso succede questo, a Siena no, proprio perché, ripeto, c'è un approccio molto peculiare, e questo viene ancora più sviluppato alla magistrale effettivamente nel corso dei 5 anni. Per chi poi decidesse appunto di rimanere a Siena per i 2 cicli, nel corso dei 5 anni c'è veramente modo di andare molto in profondità e anche di avvicinarsi a una ricerca che nel nostro paese non ha direi sicuramente l'eguale. Ovviamente tutta la pluralità di approcci è rispecchiata anche dalla possibilità di avere 2 biblioteche per le lettere classiche a Siena: una è quella centrale e poi c'è la biblioteca
particolare del Centro AMA, che appunto presenta tutta una serie di testi, devo dire insomma, che non si trovano molto spesso in altre biblioteche italiane, quindi permette anche proprio di ricercare e studiare ancora meglio. A Siena poi c'è più umanità, come è stato detto anche prima dai miei colleghi, le dimensioni dei nostri corsi di laurea non sono mastodontiche, e questo vale appunto in particolare anche per le lettere antiche, per le lettere classiche, quindi c'è una dimensione umana molto forte. Non sarete mai un numero di matricola, assolutamente, ma entrerete a far parte di una comunità che vi vedrà appunto avere in genere un rapporto molto diretto con i vostri professori. Vedrete che poi non ci sono solo le occasioni standardizzate, ingessate, quindi ricevimenti e quant'altro. A Siena capita continuamente che appunto gli studenti fermano il professore nei corridoi, si chiama, si parla, e l'ambiente appunto favorisce molto questo tipo di interazione, che è assolutamente fondamentale. Ma oltretutto a Siena non ci sono nemmeno, come dire, troppi compartimenti stagni, quindi vi troverete anche a chiacchierare, a conoscere, a parlare con, per esempio, con dottorandi, con assegnisti. Abbiamo appunto un dottorato consorziato a livello toscano di studi classici incentrato sull'antropologia, e poi appunto abbiamo assegnisti e quant'altro, e vedrete che è molto molto produttivo, si entra veramente a far parte di una comunità. A Siena avrete più opportunità. Beh, innanzitutto una cosa importante, per imparare bene spesso è molto utile insegnare. Allora, appunto, noi abbiamo gli studenti tutor che si occupano anche di un affiancamento alla didattica per quanto riguarda il greco e il latino, e di questo beneficiano sia gli studenti che ricevono questi insegnamenti, ma anche gli stessi studenti tutor che li impartiscono. Questa è veramente una cosa estremamente utile, ripeto, se vorrete, naturalmente, se vi interesserà, c'è anche questa possibilità poi di diventare a vostra volta studenti tutor e di poter iniziare anche a insegnare il greco e il latino, ovviamente affiancando la didattica, ovviamente fornendo le basi, ma è un'esperienza veramente molto molto interessante questa, a quello che possiamo vedere. E poi ci sono tantissime occasioni, tantissime opportunità, tanti seminari, tante occasioni, tante conferenze, continuamente appunto li stiamo, anche in questo momento così difficile, stanno andando avanti, le potete vedere anche su internet, su YouTube, se andate sul appunto sul sito del Dipartimento. Ci sono i seminari del martedì dove partecipano docenti da tutta Italia, c'è Classicamente, che è un'iniziativa organizzata dai nostri dottorandi e che coinvolge giovani studiosi da tutta Italia, e anche questa appunto è molto bella. Ci sono Summer School, ora quest'anno purtroppo ci saranno problemi come è presumibile, però appunto contiamo di ripartire. Veramente tantissime opportunità. Quindi Siena vi dà di più, come vi dicevo, e per questo a Siena si impara di più, si impara meglio, e lasciatemi dire anche che si insegna meglio, perché appunto io ho avuto il piacere di tornare a Siena da poco più di un anno, dopo vari anni che insegnavo altrove per vicissitudini accademiche, e l'ho fatto veramente con una gioia immensa, e devo dire è un piacere immenso anche insegnare a Siena. Quindi è reciproco. Un'ultima cosa, per un caso, ancora per un paio di settimane, io terrò il mio corso triennale di letteratura greca su un autore che si studia proprio al terzo anno, che è Luciano. Allora, se siete curiosi, se volete vedere com'è una lezione della triennale a Siena, non esitate, scrivetemi, contattatemi e ci possiamo organizzare, potete partecipare virtualmente, potete fare da spettatori a una di queste lezioni. Così lo potrete vedere e vi renderete conto, insomma, dell'ambiente che c'è a Siena. Sia che vogliate fruire di questa opportunità, sia che vogliate avere maggiori informazioni, siamo tutti a vostra disposizione, e ricordate appunto che anche nell'ambito delle lettere classiche, a Siena sarete sempre benvenuti. Grazie Tommaso. Io passo la palla subito a un veterano della nostra università e passo subito la palla quindi ad Alessandro Fo, prego. Vado subito a smentire Guido Mazzoni, io non sono fra i più giovani, però sono abbastanza giovane dentro, diciamo così. Fra le cose che mi sono state chieste c'è quella di spendere due parole anch'io sul percorso di lettere classiche, perché io mi trovo a insegnare lingua e letteratura latina. Dunque, naturalmente non si tratta di convincere chi abbia una predisposizione per la matematica o le scienze a fare lettere classiche, però mi rivolgo soprattutto a chi ha già magari avvertito il fascino di queste discipline
e senta bisogno di un po' di incoraggiamento accanto a quelli che già sono stati dati dai colleghi, in particolare da Digilio, relativamente agli sbocchi professionali. È molto importante quanto ha detto in chiusa Guido Mazzoni: non dovete negoziare le vostre passioni. Se sentite questa vocazione, non vi preoccupate del problema della professione futura, ma preoccupatevi semmai del problema di dover poi affrontare una professione che magari non vi piace, nella quale vi siete formati controvoglia. Ho avuto studenti che dopo vari anni di altre facoltà hanno deciso di tornare indietro e fare quello che loro più piaceva. Una bravissima ragazza al quarto anno di medicina, dopo aver fatto tutti gli esami ed essere tranquillamente in regola, avviata verso un futuro di medico, ha mollato baracca burattini e si è iscritta a lettere ed è tornata per coltivare le proprie passioni, adesso dirige una galleria d'arte. Io non partivo come latinista, diciamo. Quando avevo la vostra età volevo fare il cantautore, e quindi per questo dicevo che sono un latinista per caso. Mi è capitato durante la maturità di incontrare, studiando per la maturità, una figura, un poeta tardo antico che si chiama Rutilio Namazziano, che difficilmente conoscerete e potrete conoscere stanti i programmi che non si spingono fino al V secolo. Mi sono innamorato di lui e lui mi ha un po' trascinato nelle lettere classiche. Che cosa poi ci ho incontrato? Ma una galleria di archetipi dell'animo umano, studiando i quali mi è sembrato di poter sempre meglio comprendere le varie possibilità, le varie declinazioni dei miei simili di oggi. Una delle mie alternative era quella di cercare di fare psicologia, ma poi ho scoperto che forse avrei intuito di più dell'animo umano facendo lettere e coltivando questi grandi classici. E soprattutto ci ho trovato una galleria di inaudite bellezze, dai poemi omerici ai tragici greci, dalla poesia d'amore di Saffo e Catullo ai sogni virgiliani. Naturalmente ogni secondo che passa si fanno inesorabilmente più lontani nel tempo, eppure non sono oggi meno belli di ieri, e non è che oggi valga meno la pena di studiarli e di conoscerli di quanto si sia fatto lungo una lunga tradizione. Sono antichi ma sempre sorprendenti, e forse vi sarà capitato di incontrare un famoso saggio di Italo Calvino, perché leggere i classici, che ci indica appunto in queste letture una sorpresa costante che dà molta soddisfazione, come sempre la scoperta di un'origine, di una relazione, di una appartenenza. E del resto lo diceva già anche uno dei nostri grandi autori, cioè Epicuro, e qui già intravedo il filosofo più antico del mondo, Alessandro Linguiti, che poi mi seguirà, che chi è dimentico del bene passato è vecchio già oggi. Noi sembriamo vecchi, ma come vi dicevo non lo siamo, e quindi potete da questo punto di vista darci retta con una certa affidabilità. Garantisco fino in fondo, ma insomma credo che possiamo essere ritenuti abbastanza affidabili. Un aspetto volevo tornare a toccare, che ha sfiorato il direttore Pellini all'inizio. Mi è capitato una volta che una mia carissima studentessa venisse accorata a un ricevimento e mi dicesse: professore, sono quasi alla fine della mia carriera, però di studentessa, però sono preoccupata perché io sono figlia di un manovale e non so se potrò permettermi nella vita di arrivare fino in fondo e di coltivare le cose cui lei mi inclina, ovvero, come stavo appunto dicendovi, le cose belle. Naturalmente ho cercato di confortarla, adesso è fra l'altro una professoressa anche lei, e da questo punto di vista, cioè, se avete anche un po' paura della tenuta economica nel momento del Covid, che ha spiazzato molte famiglie da questo punto di vista, ricordate quanto ha detto preliminarmente il nostro direttore, e cioè che noi non lasceremo indietro nessuno da questo punto di vista, e anche chi non potesse immediatamente procurarsi la possibilità di venire a stare qui a Siena potrà seguirci informaticamente e addirittura fare qualche esperienza preventiva di questo tipo di frequenza già con le lezioni che Tommaso Braccini ha messo a disposizione.
Perché studiare lettere classiche proprio a Siena, in parte per l'antropologia, che è una nostra eccellenza e di cui ha già parlato Tommaso Braccini. Ha fatto il nome di Maurizio Bettini, che è una delle personalità internazionali più rilevanti nell'ambito degli studi antichi, e oltretutto anch'egli di persona un romanziere, e dirige una bella collana di Einaudi, fra le tante cose che fa, che si chiama Mitologica, eccola qua, in cui ogni mito viene preso e diciamo raccontato dal punto di vista delle fonti antiche, ma anche con un suo particolare racconto contemporaneo che lo aggiorna alla nostra attualità. Per dirti, il tipo una volta in una prestigiosa rivista di studi classici, recensendo gli atti di un convegno, a un certo punto ha perso la pazienza contro tante cose piuttosto pedanti che leggeva e si è messo a scrivere un epigramma che sta lì al centro della pagina. Studiando queste cose dovremmo divertirci, non renderle noiose. Ecco, io credo che molti dei professori di questa facoltà, naturalmente senza dissacrazione, ma con intenzione invece maggiormente mediatrice, si ispirino a questo orizzonte. Sempre nel comparto dei classici vorrei segnalarvi un altro paio di approcci importanti. Uno è quello degli studi di traduzione, quel bel signore brizzolato che vedete col nome di Andrea Landolfi in uno dei riquadri, dirige, anche se lui è un germanista e quindi si occupa soprattutto delle lettere moderne, un master di traduzione che ha uno spazio anche antichistico al momento. Soprattutto latinistico. E gli studi di traduzione sono molto attivi presso di noi, a parte che Landolfi ha anche preso un premio molto importante del Ministero della Pubblica Istruzione proprio per le sue traduzioni dal tedesco. Ma a prescindere da questo, che cosa c'è di più bello di poter restare vicini millimetro per millimetro a questi nostri grandi autori e addirittura poterli trasmettere agli altri, poterli mediare con la nostra voce. Sono cose che possono dare senso a una vita e userete se lo posso dire perché io ho il mio autorino Rutilio Namazziano che vi dicevo mi ha convertito agli studi di latino e però ho avuto anche la possibilità di occuparmi di qualche autorone e cioè un bel Virgilio, un Eneide e addirittura Catullo. Questo va bene anche addirittura per bloccare le porte e per fare del male alle persone che non ci vogliono bene. Che hanno, diciamo così, occupato tanti anni della mia vita. Vi posso testimoniare che è molto bello poter seguire questo contatto e da questo punto di vista il master di traduzione arricchisce molto il comparto della nostra offerta formativa. E un altro lato importante è il rapporto fra gli antichi e i moderni, che noi coltiviamo in varie direzioni. In direzione, per esempio, iconografica. Abbiamo fra noi una docente che si chiama Marilena Caciornia, che si occupa di come il legato della tradizione classica entra nella pittura, nelle arti figurative, non solo lei naturalmente, ma mi fa piacere chiamare in causa lei perché insegna proprio tradizione classica e perché oltretutto appartiene allo staff del Duomo di Siena, dell'Opera del Duomo, e questo mi aiuta a dire, fra parentesi, che io non sono senese. E quindi me lo posso permettere, ma Siena è una delle città più belle del mondo, basta entrare nel Duomo per fare un intero corso, diciamo così, di storia dell'arte. E noi abbiamo, grazie a Dio, anche la possibilità di incontrare grandi opere d'arte direttamente sul territorio. Un altro orizzonte è quello dei rapporti fra i classici e la musica. Abbiamo uno specialista, un grecista, si chiama Simone Beta, che si è particolarmente interessato di questo settore. E quindi se c'è qualcuno di voi che coltiva una passione musicale, può contare di avere sotto questo profilo anche un'assistenza particolare, senza contare poi la fortuna letteraria. Le letterature greca e romana sono quelle più autenticamente europee, per non dire universali, tra tutte le letterature prodotte dall'Occidente. Nessuna letteratura, nessuna cultura vanta tanti tentativi di imitazione, per dirla con la settimana enigmistica, diciamo così. Gli archetipi di tanti temi e tante situazioni letterarie si ripercuotono costantemente nelle letterature contemporanee. E noi anche qui abbiamo degli specialisti. Vorrei citare un libro in cui siamo ben tre sotto la stessa copertina, appena uscito,
È un libro di un grande poeta del Novecento, Giorgio Caproni, che ha un giorno incontrato Enea in una piazza di Genova, poco dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e ha letto in questo Enea il futuro dell'umanità, un'umanità con una tradizione sulle spalle da mandare avanti in qualche modo e con un futuro ancora piccolo per mano, il figlio di Toscanio, da poter educare e formare. Una delle nostre giovani studiose, Filomena Giannotti, ha raccolto tutti i testi che Caproni nell'arco di una vita ha scritto su questo incontro abbiamo accompagnato sia io che Maurizio Bettini questo importante libro che parla di quanto Enea parli oggi contemporanei con alcuni scritti di paratesto, di introduzione e di postfazione. E quindi, riassumendo, cose belle in luoghi belli, non solo della città ma dei nostri concreti edifici. Purtroppo il video non ha mostrato gli angoli più stupendi della nostra università, che sono la biblioteca e il relativo giardino. Probabilmente quando è stato girato c'era già il blackout del Covid, ma anche molti edifici sono veramente un invito al raccoglimento e allo studio. Un rapporto stretto e cordiale, forse belli anche i professori, qualcuno l'avete visto nei video, di questo giudicherete voi. Speriamo almeno di esservi rimasti simpatici e vi aspettiamo a braccia aperte, augurandoci che veniate a scriverci presso di noi. Passo la parola a Monica, grazie. Grazie Alessandro. Prima di passare il microfono all'altro Alessandro, vi volevo informare che chiunque volesse vedere un pochino le nostre strutture è presente sempre sulla nostra pagina YouTube un primo video di orientamento che abbiamo fatto proprio appena all'inizio del lockdown. Quindi le immagini in alcuni casi sono un pochino sfocate perché sono le immagini che siamo riusciti a trovare nel momento in cui ci hanno chiuso tutti in casa, però potete sicuramente vedere ad esempio la nostra bellissima biblioteca a scaffale aperto, di cui non parleremo oggi perché abbiamo tantissime altre cose da dire, ma è una risorsa infinita avere a disposizione una biblioteca a scaffale aperto. Passo quindi subito il microfono all'altro Alessandro, il filosofo. Prego Alessandro. Grazie, mi sentite? Benissimo, grazie. Io appunto mi chiamo Alessandro Linguiti e per tutto quello che riguarda il curriculum di filosofia del nostro triennio potete rivolgervi senz'altro a me scrivendomi all'indirizzo istituzionale linguiti@unisi.it. Sono molto contento di stare con voi questo pomeriggio e saluto affettuosamente tutti i presenti, sia i nostri futuri, si spera, studenti, sia i colleghi con cui stiamo condividendo questo pomeriggio. In particolare saluto e ringrazio gli organizzatori di questo evento, e prima di tutti Monica Marchi, che mi ha suggerito tra le altre cose anche il titolo del mio brevissimo intervento, La filosofia, il filo rosso del pensiero occidentale. È un titolo molto ben scelto, sono contento che me l'abbia suggerito lei, perché veramente la filosofia è un filo rosso che attraversa tutta o quasi la nostra vicenda culturale europea e occidentale. Certo, prima della filosofia qualcosa è successo, c'è stato Omero, c'è stato Esiodo, Archiloco e alcuni altri, e scusatemi se è poco, ma è anche vero che a partire dal VI secolo avanti Cristo e per giungere fino a oggi, la filosofia ha accompagnato e innervato tutte le principali esperienze che formano la nostra vita, la nostra vicenda civile e culturale. E lo ha fatto in virtù di un'interazione costante, approfondita, con tutte le migliori energie e sollecitazioni di tipo artistico e intellettuale che questa vicenda hanno accompagnato. Questo vale per la civiltà greco-romana, per il Medioevo cristiano, per i momenti fondamentali del Rinascimento, dell'età moderna, dal Rinascimento alla rivoluzione scientifica, all'illuminismo, e per venire a esperienze a noi più vicine che probabilmente popolano i vostri pomeriggi di ripasso in vista della maturità, il romanticismo, il decadentismo e altre ancora, giusto per fare gli esempi più grandi.
Ebbene, di tutto ciò, nel nostro piccolo, vorremmo rendere conto e dare un assaggio non superficiale nel nostro curriculum di filosofia. Un curriculum che è inserito in una classe di studi letterari, il che vuol dire che non è costituito esclusivamente da insegnamenti filosofici, perché in esso sono presenti molti insegnamenti letterari, come potete vedere guardando i piani di studio. Qualcosa che a qualcuno può dispiacere, ad altri, me incluso, non dispiace affatto, perché credo che questa interazione con le altre fondamentali discipline del mondo umanistico sia piuttosto un'occasione di arricchimento che il contrario. Di fatto, quasi la metà circa dei crediti a disposizione è comunque riferita a insegnamenti di tipo filosofico ed è dunque un patrimonio di esperienze non piccolo. E quando dico insegnamenti filosofici, alludo sia al versante storico della filosofia, al quale teniamo in modo particolare anche perché poi abbiamo in un altro dipartimento una magistrale in storia e filosofia che completa bene questo tipo di studio, ma anche le discipline sistematiche. Ecco perché voi nel nostro piano di studio troverete la storia della filosofia antica, la storia della filosofia medievale, la storia della filosofia generale, con tutti i suoi agganci con il moderno e il contemporaneo, ma anche le discipline cosiddette sistematiche, la morale, la teoretica, la filosofia del linguaggio, la logica, l'estetica, qualcosa che siete probabilmente poco abituati a studiare in modo separato a scuola, ma vi rendete senz'altro conto di quali ambiti queste trattano. C'è un'altra specificità interessante che all'interno del nostro curriculum lo studente interessato all'antropologia può ritagliarsi un percorso significativo anche di insegnamenti antropologici che in qualche modo vengono a integrarsi con quella tradizione di studi relativa all'antropologia del mondo antico che è stata già ricordata e che costituisce una delle attrattive specifiche della nostra università. Se a ciò aggiungiamo cose già dette dai miei colleghi, ma che vale la pena sottolineare ancora, cioè il vantaggiosissimo rapporto numerico fra docenti e studenti, la grande disponibilità di borse di studio per scambi Erasmus, ecco, abbiamo un quadro delle ragioni per venire a studiare a Siena e venire anche a studiare filosofia. Vi ringrazio per qualunque informazione, rivolgetevi a me. Grazie Alessandro e grazie anche per la concisione. Prima di passare la parola agli studenti tutor e quindi farvi conoscere anche quella parte del nostro dipartimento, vorrei farvi conoscere un'altra persona, cioè Cristina Clausi, che lavora all'ufficio studente didattica, ufficio con il quale dovrete per forza di cose entrare in contatto quando vi iscriverete da noi. Cristina, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Io in questa sede rappresento l'ufficio studenti e didattica, cioè quell'ufficio che è il vostro primo e principale tramite fra la gestione della vostra carriera universitaria e anche il mondo dei docenti, ma più che altro il mondo delle procedure che tanto spaventano gli studenti immatricolanti. Noi siamo quattro colleghe nel nostro ufficio, siamo a vostra disposizione via mail, soprattutto in questo momento, via telefono e anche via sportello fisico, diciamo una presenza fisica che in questo momento per forza di cose è un po' diciamo sospesa, ma che sicuramente sarà riorganizzata, seppur con altre modalità, per il prossimo anno accademico. Noi ci avvaliamo della collaborazione dei nostri bravissimi studenti tutor, che specialmente per un ragazzo appena uscito dal liceo ci offrono un aiuto fondamentale per far capire allo studente come muoversi all'interno del mondo universitario. Quindi nessuna paura di chiedere, noi siamo qui per aiutarvi,
in qualsiasi modo possiamo essere in grado di farlo. Quindi, scusandomi anche per i nostri, come è stato detto da qualche altro docente, per i nostri capelli, diciamo, che forse non sono così presentabili come in genere sono, io lascio la parola a Monica e rimango a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Grazie. Mi permetto di inserirmi per confermare quanto ha detto Cristina, veramente un ufficio efficiente, pronto a risolvere problemi anche veramente spinosi. Abbiamo più volte sperimentato con dei casi limite nell'orizzonte della burocrazia, quindi da questo punto di vista sentitevi tranquillamente sereni e coperti. Chiedo scusa. Sì, grazie Alessandro, mi hai preceduta, volevo anch'io confermare questa cosa perché è veramente importante. Questo aspetto è fondamentale anche per iniziare con serenità la carriera accademica. Io ricevo, essendo delegata orientamento e tutorato, ricevo spesso anche mail con problemi dal punto di vista amministrativo burocratico. Io giro all'ufficio studente didattica e nel giro veramente di un'ora rispondono alla questione, quindi non credo che in nessun'altra parte d'Italia succeda una cosa del genere, quindi grazie davvero, siete preziosissime. E ora dulcis in fundo i nostri e miei amatissimi studenti tutor, ai quali lascio la parola. Grazie professoressa. Allora, io sono Filippo, sono uno studente tutor, come è stato già detto in precedenza. Io vi dirò, diciamo, due parole molto rapide per non affaticarvi ulteriormente su appunto che cosa sono gli studenti tutor, che cosa possono offrire e due ultime parole, diciamo, sul perché studiare a Siena dal punto di vista di uno studente. Innanzitutto, appunto, gli studenti tutor sono studenti o di dipartimento di affiancamento alla didattica, come è stato detto, ci sono affiancamenti di italiano, di letteratura italiana, di greco e di latino, che vi aiutano appunto con tutte le difficoltà, i dubbi che possono venirvi durante gli approcci a un nuovo mondo che è quello appunto dell'università, a differenza del liceo o delle scuole superiori in generale. Quest'anno, ad esempio, sia io sia i miei colleghi, che appunto dopo ad esempio Silvia parlerà, che lei si occupa di latino, abbiamo avuto diversi studenti che si sono rivolti a noi con dubbi, curiosità, insomma abbiamo organizzato anche degli incontri in cui venivano chiarite molte cose e oltre a questo abbiamo anche uno sportello diciamo fisso al San Nicolò, poi adesso si vedrà con l'anno nuovo cosa succederà con i nuovi decreti eccetera eccetera, in cui siamo sempre disponibili, ci sono gli orari messi a disposizione per incontrarvi e per darvi indicazioni nei primi approcci insomma all'università, quindi cerchiamo di aiutare come possibile la segreteria, che confermo anch'io da studente è estremamente efficace e lo posso dire anche, e questo mi leggo con la seconda parte, cioè perché studiare a Siena dal punto di vista di uno studente, perché io ho avuto diciamo il primo anno della triennale ho studiato a Torino e poi mi sono trasferito dal secondo anno di triennale in poi fino alla magistrale, adesso mi sono laureato da poco con la prima laurea virtuale insomma offerta dal dipartimento, appunto mi sono trasferito a Siena. Ovviamente i luoghi sono diversi, le università sono diverse anche per grandezza, ma come è stato già detto le possibilità date da un ateneo piccolo ma non troppo, come diceva il professor Mazzoni, cioè grande e il giusto, sono davvero molte. Una segreteria sempre disponibile che risolve i problemi immediatamente, rapidamente, i corsi appunto con docenti davvero davvero estremamente preparati e disponibili a discutere, a parlare, ad aiutare, insomma sono cose che io ho avuto appunto, avendo avuto anche la possibilità di avere un occhio da un altro punto di vista, quindi in un altro ateneo, ho potuto apprezzare ancora di più, cose che ritenevo follia prima, che ho capito che invece in posti come Siena sono diciamo la normalità, la giusta normalità, come dovrebbe davvero essere insegnata insomma materie umanistiche in generale all'università, mentre altre cose che io consideravo invece diciamo normali per l'università ma che non dovrebbero esserlo, invece come, vabbè, adesso poi come pioggia dentro aule e così via, questo invece ho capito che non era normale e non succede appunto in Siena, con una struttura davvero sia la biblioteca sia la struttura stessa dell'ateneo molto molto valida, molto bella. Quindi appunto vi consiglio Siena perché io ho avuto appunto, sono stato così conquistato da non stare qui solo per la triennale ma rimanere anche per la magistrale, e davvero mi ha dato
tante cose che non pensavo potesse darmi. È stata, forse l'aggettivo giusto è stimolante. È riuscito a stimolare la parte più profonda di me che amava la letteratura, le lettere, la lettura, la scrittura, che ho sempre avuto dentro di me, ma che è sempre molto spesso rimasta assopita. E Siena, per l'ambiente che riesce a creare, per la comunità, sia dei professori, sia degli studenti che riesce a creare, stimola in maniera davvero, davvero notevole. Quindi sicuramente, secondo me, scegliere Siena è la scelta giusta. Ecco. Quindi adesso mi taccio, passo la parola a Caterina, un'altra collega, che vi parlerà insomma di altre cose. Allora, eccomi qua. Buon pomeriggio a tutti. Io vi dirò due parole riguardo al DSU della Toscana e al Centro Linguistico dell'Ateneo. Il DSU della Toscana è l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario che si occupa, diciamo, di tutti quei servizi che riguardano la vita quotidiana dello studente. Ve ne sono alcuni che sono rivolti a tutti gli studenti, come per esempio il servizio di ristorazione, dunque le mense universitarie, presso le quali è possibile usufruire del servizio mensa sia a pranzo che a cena, a un costo contenuto. Pensate, per darvi un'idea, un pasto completo può variare dai 2,80 euro ai 4,50 euro in base al reddito. Poi vi sono attività sportive, grazie alla collaborazione con i CUS, i centri universitari sportivi, o attività culturali, grazie alle quali, alle quali si può accedere a un prezzo agevolato o a titolo totalmente gratuito. Vi sono poi altri servizi ai quali si accede attraverso la presentazione di una specifica domanda, come la borsa di studio, che è un contributo economico di importo variabile che viene erogato a studenti meritevoli che però si trovano in condizioni economiche svantaggiate. E poi vi è l'assegnazione possibile di un posto letto in residenza universitaria. A Siena ve ne sono 8, 2 invece nel comune di Monteriggioni, e lo studente può farvi domanda sempre nel momento in cui fa domanda per la borsa di studio. Tutte le informazioni più dettagliate ovviamente le trovate nel sito del DSU Toscana, dsu.toscana.it. La sede invece è in via Mascagni 53 a Siena. Per quanto riguarda il Centro Linguistico dell'Ateneo, invece, anche detto CLA, è quella struttura universitaria che si occupa dell'apprendimento delle lingue straniere. Avrete la possibilità, mentre frequenterete il vostro corso di studio, di apprendere altre lingue, come per esempio l'inglese, il francese, ma anche il tedesco, il portoghese o il russo, frequentando corsi dal livello A1 al livello C1, tenuti da collaboratori madrelingua. E infine potrete anche frequentare altri corsi che vi prepareranno alle certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute, come per esempio gli esami Cambridge, l'IELTS oppure il DELF per il francese. Questi vi saranno utili sia perché sono, diciamo, globalmente riconosciuti nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma anche nel caso in cui vogliate frequentare delle università estere per brevi periodi. Vi ricordo infine che il nostro dipartimento mette a disposizione numerose borse di studio, grazie ai programmi Erasmus, Overseas e ELAN, grazie alle quali appunto potrete trascorrere alcuni mesi in università estere, europee o extraeuropee. Ora passo la parola alla mia collega Silvia Testone, che vi parlerà del tutorato di latino. Mi metto solo un attimo a dire una cosa, molto rapidamente. Mi sono dimenticato che potete contattarci, appunto, come è stato già detto, come è stato scritto in chat, sia su Facebook, alla nostra pagina Tutor Lettere, Tutor de Flam Unisi, sia alla nostra email, diciamo, istituzionale, che è tutorlettere.siena@gmail.com. Quindi per qualunque dubbio ci scrivete e lì pubblicheremo anche, ovviamente, sui social avvisi per i futuri ricevimenti che faremo e così via, in cui chiederci informazioni. Tutto qua. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio tutti coloro che hanno parlato prima di me, che hanno detto cose belle e molto importanti. In genere, ogni volta che mi viene chiesto perché scegliere il Dipartimento di Filologia e Critica di Siena, parlo sempre di una cosa che generalmente non dimentico mai, e cioè dell'importanza del dialogo, un'importanza che il nostro Dipartimento riconosce.
Quando mi sono iscritta all'università, credevo che l'università fosse un mondo austero, serio, in cui tutti gli studenti sono semplicemente dei numeri e i professori sono, beh, delle personalità intoccabili che non si possono nemmeno guardare negli occhi. E invece ho trovato un ambiente totalmente differente. Ma credo che ve ne siate anche accorti, vedendo quanto sono simpatici, quanto sono umani. E c'è una cosa in più, che sono disponibilissimi al dialogo. Ogni lezione, che è una lezione intensa, molto, molto sentita, è una lezione che rimane, una lezione su cui ragioniamo per tutta la giornata, che portiamo dentro di noi. E devo dire la verità, dopo ogni lezione tutti i nostri professori ci chiedono sempre che cosa ne pensiamo, e il dialogo, lo scambio di opinioni, la possibilità di proporre delle interpretazioni, questo è veramente molto importante, senza che con ciò si generi imbarazzo oppure la paura di essere nel torto, perché nessuno mi ha mai fatto sentire in questo modo. Anzi, la serenità, l'entusiasmo, la voglia di parlare, la voglia di fare, la voglia di sentire l'opinione altrui è tutto ciò che io sento da quando sono all'Università di Siena, per cui rifarei esattamente la stessa scelta. Questo ben si sposa con quello che ha detto per esempio la professoressa Di Gili oppure il professor Braccini. Certo, poi quando si è presentata l'emergenza della quarantena, allora qualcuno avrebbe potuto pensare, ma allora questo dialogo non sarà più possibile, non sarà più possibile scambiare così intensamente opinioni. E invece è stato possibile, questo grazie alla grandissima competenza, alla grandissima professionalità e soprattutto la prontezza con cui l'Università di Siena, il nostro dipartimento, ha gestito l'emergenza e poi la necessità della teledidattica. Per cui non solo i nostri professori sono rimasti molto disponibili nei nostri confronti, tramite le mail, tramite poi quelle particolari lezioni di cui ha parlato anche il professor Mazzoni, che avvengono in diretta, che sono certo telematiche a distanza, ma in realtà la distanza non si sente più di tanto, e in cui noi interveniamo continuamente. E poi un'altra cosa importantissima sono le conferenze. Le conferenze già nominate per esempio dal professor Braccini classicamente, oppure i seminari del martedì, ma anche Extrema Ratio, ce ne sono tantissime. Adesso anche per cominciarne una con la professoressa Giordano e il professor Bettini, dedicata all'oralità. Ecco, queste conferenze che, potrebbero anche non esserci, anzi in tempo di quarantena dovrebbero essere sospese, e invece si tengono, perché i luoghi di ritrovo degli studiosi, intendendo con studiosi tanto i docenti quanto soprattutto gli studenti, tutti coloro che sono interessati ad approfondire un determinato tema, questi luoghi, che possono essere luoghi concreti, sono anche dei luoghi virtuali, e i luoghi virtuali non si chiudono, non sono mai limitati, e questo è veramente importante. Qualcosa magari poi a proposito del tutorato didattico, che è ciò di cui mi occupo, non solo soltanto io a svolgere questa funzione, ma lo ha fatto anche Filippo per esempio, e poi c'è un altro ragazzo che si occupa soprattutto del greco ma anche del latino, un mio collega, Alessandro Carli, anche lui è a vostra disposizione come lo sono io, come lo siamo tutti noi tutor, per cui contattateci anche se avete delle domande o delle perplessità, volete sapere qualcosa in più. Ecco, il tutorato didattico è veramente una bellissima iniziativa, perché per i ragazzi che arrivano dal liceo c'è sempre bisogno di qualcuno che i primi mesi o anche successivamente li accompagni, li sostenga nel loro percorso, e che in qualche modo renda l'arrivo all'università un'esperienza non troppo traumatica, non troppo di stacco. Per cui noi siamo a vostra disposizione proprio per questo. Ecco, non entro poi nel merito delle questioni specifiche, se volete rivolgeteci delle domande, siamo a vostra disposizione. Grazie. Grazie Silvia. E ora è il momento delle domande, quindi chiederei a Eleonora di porci le domande che sono già arrivate. Sì, sono già arrivate due domande, adesso le recupero subito.
la prima di Emanuele, che ti chiede: per chi fosse interessato a lettere moderne, è possibile frequentare dei corsi anche extra di lingua e letteratura neogreca? Ora, io non so bene a chi porre la domanda tra voi. A me viene subito di getto che forse il modo più facile è attraverso una borsa Erasmus, andando direttamente in Grecia. Posso intervenire, Eleonora? Allora, la risposta di Eleonora è sicuramente giustissima, cioè abbiamo varie borse di scambio con la Grecia, ovviamente uno può inserire, ciascuno studente ha 12 crediti, cioè due esami, a scelta, che può fare in qualsiasi materia insegnata sia all'Università di Siena, sia in alcuni casi anche fuori, quindi lei va sei mesi o un anno in Erasmus in Grecia e fa lingua neogreca lì dove si fa meglio. Se no, l'altra possibilità potrebbe essere farla non da noi. Noi non abbiamo un insegnamento di lingua neogreca, ma credo che ce l'abbia, ne sono quasi sicuro, lo stavo controllando ora su internet, l'Università per Stranieri di Siena, e quindi noi abbiamo degli accordi con loro, si possono fare, loro hanno per esempio anche lingua catalana, hanno molte lingue minori, addirittura il coreano. Se qualcuno è interessato, può, iscritto da noi, può comunque fare uno o due esami anche altrove, per esempio, per ipotesi, appunto, all'Università per Stranieri. L'altra domanda, ne approfitto che ho la parola e rispondo, che ho letto in chat, cioè come si fa per avviarsi alla ricerca? Beh, credo che Siena sia uno dei posti che più avvia la ricerca. Il professor Mazzoni prima ricordava tutti i nostri studenti che stanno facendo il dottorato, che sono diventati professori a Cambridge, a Losanna o a Chicago. Ecco, noi abbiamo un dottorato di ricerca in filologia e critica, che è un dottorato internazionale, che è del nostro Dipartimento per le Lettere Moderne. È un dottorato che è già stato ricordato prima, anche per le lettere classiche. Per fare ricerca, il dottorato è un passaggio indispensabile. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna intanto essere degli studenti bravi e brillanti, iniziare già, e questo lo facciamo fin dal triennio, fin dal primo anno, a fare delle relazioni, a fare degli approfondimenti, a studiare in modo creativo, in modo approfondito, anche oltre il banale programma d'esame, e poi appunto concorrere per un dottorato. I nostri studenti migliori lo vincono tutti, lo vincono o da noi o fuori, appunto in Italia o all'estero, e poi trovano una strada che può essere in Italia, che può essere all'estero, nell'ambito della ricerca o dell'insegnamento. Io vorrei aggiungere solo una cosa, diciamo, da tutor forse, dicendo che oltre ai crediti a scelta è possibile anche che mettere dei crediti in esubero, cioè crediti appunto in più, anche in Erasmus. Adesso io, ad esempio, io ho fatto un'esperienza appunto ELAN a Dublino, al Trinity College, e gli diversi esami che ho fatto li ho messi in esubero, insomma in più rispetto al piano di studi, quindi è assolutamente possibile, ecco, fare cose del genere. Ok, perfetto. Allora, le prime due sono già state evase, direi, di domande. E c'è la terza di Elena, alla quale però ha risposto Cristina Clausi, in un certo modo, che ci chiede maggiore approfondimento per quanto riguarda, cioè maggiori informazioni anzi, per quanto riguarda il test d'ingresso al corso di laurea magistrale in lettere moderne, curriculum letterature straniere. Chi se la sente di rispondere? Ma anche qui posso rapidamente rispondere io. Lei deve mandare il suo alla segreteria, o anche a me, o alla professoressa Elena Spandri, che oggi non è qui con noi, ma che è la presidente del corso di laurea magistrale, il suo curriculum. Noi facciamo nel giro di una settimana, non di più, le facciamo la valutazione di tutto quello che le possiamo convalidare. Di solito non ci sono debiti, cioè di solito si può iscrivere direttamente senza avere dei debiti formativi. Se ci fossero alcune cose da recuperare, glielo facciamo sapere. Questo vale anche per esempio per i trasferimenti.
chi fosse interessato a un trasferimento può scrivere alla segreteria didattica gli esami che ha sostenuto altrove e faremo sapere, la segreteria farà sapere quali esami saranno convalidati. Non è una cosa molto complicata, ecco, anzi. Sì, in realtà aggiungo anche forse l'ultima cosa, che appunto sul sito c'è scritto appunto di questo colloquio che viene fatto, eccetera. Di solito in realtà appunto basta semplicemente fare la propria domanda online, inserendo tutti i dati, inserendo il proprio percorso di studio e così via, e poi si riceve risposta, quindi di solito è abbastanza semplice e lineare. No, qui non ci sono altre domande, e gli studenti sono un po' timidi, si sa. Insomma, chiunque poi abbia delle domande più specifiche, personali, o semplicemente non ha voglia, insomma, di farle in pubblico, può scrivere alla professoressa Marchi, al professor Pellini, insomma, a chiunque, o anche agli studenti tutor, senza nessun problema. Sì, Eleonora, vedo che c'è una domanda per gli antichisti. Rispondo io eventualmente? Prego. Ok, allora, sì, il percorso di studi per la magistrale, ovviamente appunto si articola nei due anni, ci sono alcuni insegnamenti curriculari, ovviamente però appunto con la tipica impronta senese, più con una particolare attenzione quindi all'antropologia, quindi appunto c'è una letteratura greca per la specialistica, una letteratura latina, ci sono insegnamenti, come dire, che poi aiutano anche a costituire o approfondire le proprie conoscenze filologiche, ci abbiamo la paleografia greca, per esempio, critica del testo, molto importanti, e poi ci sono gli insegnamenti più specifici per l'appunto di antropologia del mondo antico, di antropologia storica del mondo antico, e fra un paio d'anni dovrebbe essere attivato anche un corso di folklore del mondo antico e del medioevo greco. Quindi nel corso della specialistica, per l'appunto, c'è un quadro di insegnamenti che permettono da un lato di irrobustirsi ancora di più per trattare testi dal punto di vista filologico, ma dall'altro hanno un'impronta peculiare, peculiarmente antropologica, che spesso in Italia non hanno assolutamente pari. Quindi, anzi, mi dica insomma adesso, se non mi scrive, se ha anche delle curiosità più specifiche, perché ovviamente insomma siamo ben lieti di rispondere. Intanto che arrivano eventuali altre domande, volevo dire rapidissimamente una cosa che non è stata detta. Non è stata detta perché l'abbiamo data tutti per scontato, ma uno degli sbocchi professionali di una laurea in lettere è ovviamente anche l'insegnamento. Ce ne sono tanti altri, noi abbiamo sottolineato giustamente, la professoressa Di Giglio e il professor Mazzoni hanno sottolineato che ce ne sono tanti altri. C'è anche la ricerca, noi siamo molto forti sulla ricerca, sull'avviamento alla ricerca, al dottorato. Però c'è anche l'insegnamento, che è una professione difficile ma bellissima e forse la professione più utile che c'è. E quello che volevo dire molto rapidamente è che noi abbiamo tutti gli esami necessari, cioè chi studia lettere da noi nei 5 anni fa tutti gli esami necessari per poter accedere poi ai concorsi per le classi di insegnamento delle materie letterarie. Allora, è arrivata una nuova domanda da Chloe. Come combattere una forte indecisione tra lettere moderne e antiche? È possibile seguire le prime e affrontare dei corsi extra inerenti alle seconde? Le dico subito di sì, perché io ho fatto la stessa cosa. Quindi a me è successa la stessa identica cosa, però passo la parola poi insomma a Pierluigi o chiunque voglia rispondere. Ma rispondi tu, Eleonora, mi sembra che sei nella posizione migliore per rispondere. Comunque la risposta è sì, certamente. Sì, la risposta appunto è sì. Io l'indecisione ce l'avevo sul piano della storia. Ero indecisa se studiare storia contemporanea o storia antica. Il primo anno mi sono iscritta a storia contemporanea, poi attraverso dei dialoghi, insomma a livello appunto di confronto tu per tu con dei professori, cito soprattutto il professor Labanca e il professor Bettali, che sono stati super disponibili con me,
al secondo anno ho deciso di trasferirmi da storia contemporanea a storia antica senza fra l'altro perdere neanche un credito, quindi non sono neanche rimasta indietro con gli studi. Quindi sì, la risposta è assolutamente sì, puoi provare, puoi parlare, puoi confrontarti, e noi siamo qui insomma per aiutarti sia a capire che a decidere. Vorrei dire che anch'io ho fatto lo stesso percorso, mi iscrissi a Lettere Moderne, poi trascinato appunto dalla passione sviscerata per quella piccola figura tardoantica, ho ritenuto opportuno costruire un curriculum più strumentalmente finalizzato allo studio del latino. In ogni caso va chiarito, questo a chiunque sia interessato, che tutti i corsi universitari sono pubblici e anche il non iscritto volendo può dire vado a sentire una lezione di poesia contemporanea del professor Mazzoni o Pellini o chi che sia, e quindi l'università è aperta a maggior ragione a chi si iscriva a un corso di lettere moderne per frequentare i corsi di lettere classiche. Anzi, io direi che uno studente ragionevole dovrebbe, soprattutto in una sede in cui sono attive varie personalità che hanno un peso culturale nell'ambiente intellettuale del suo paese, curiosità andare a sentire come se la cavano anche coloro che insegnano materie che non sono curricolari per il suo stretto indirizzo. È un'esperienza che anch'io personalmente ho fatto all'Università di Roma quando tantissimi anni fa ho fatto l'università, e sono molto contento di aver avuto l'occasione di sentire seminari di altre discipline che non fossero l'antichistica. Si possono tenere tranquillamente i piedi in tutte e due le staffe. Vedo che sta intervenendo qualcun altro, lascio la parola volentieri. Sì, tra l'altro, Sandro, non dobbiamo mai dimenticare che spesso molti dei corsi che si fanno a Siena, le conferenze che si fanno a Siena, mettono a confronto la letteratura contemporanea con la letteratura classica, no? Tu sei un maestro in questo, io ricordo sempre delle bellissime lezioni su Melville e su al corso di tuo di letteratura latina, quindi insomma in questo tu sei un maestro. Non si la comparatistica si fa tra la letteratura italiana e le letterature straniere, ma anche tra la letteratura italiana o le letterature straniere e la letteratura antica. Questo è proprio è un'altra, penso, delle peculiarità di Siena che ci contraddistingue ed è uno degli aspetti entusiasmanti, secondo me, dello studiare letteratura a Siena. Sì, per chiudere la cosa io aggiungerei soltanto che molto spesso capitano studenti che magari appunto ci vengono a parlare per chiedere di cambiare curriculum da classicistico a modernistico, e di solito appunto viene fatto tranquillamente senza perdita di crediti eccetera eccetera, e capita anche, ad esempio, io ho avuto colleghi che facevano un percorso classicistico e si laureavano in letteratura italiana contemporanea o viceversa, quindi insomma si può seguire, ecco, le proprie inclinazioni in ogni caso. Ok, nel frattempo è arrivata un'altra domanda. Fabio. Buonasera, sono Fabio, frequento liceo scientifico. Il mio sogno sarebbe di diventare un professore di storia. Sono indeciso tra lettere moderne e scienze storiche. Volevo sapere qualcosa in più ai corsi di storia che ci sono. Grazie mille. Allora, quindi qua il rappresentante, insomma, ufficiale di storia è appena andato via, ovvero il professor Braccini. Posso rispondere io, Pierluigi? Vai, Alessandro. Sì, no, semplicemente c'è la possibilità di un altro corso triennale in scienze storiche del patrimonio culturale. Però quello che abbiamo detto prima, ossia della grande flessibilità che offre il sistema dei crediti, va sfruttato. Uno si iscrive a uno dei nostri corsi umanistici, fa le sue esperienze, consegue i suoi bravi crediti, curiosa anche in aule dove sono offerti insegnamenti non direttamente presenti, e si forma un'idea, può benissimo scegliere al secondo anno o anche oltre, non perdendo nulla o quasi dei crediti acquisiti. Per cui io non mi angustierei tanto di fronte a queste scelte. Ecco, il problema che
quando studiavo io c'era, una scelta sbagliata si pagava cara in termini di tempo perso. Ora, per fortuna, col sistema dei crediti questo problema è ridimensionato, a volte persino annullato, per cui lei si iscrive dove crede, fa tutti gli insegnamenti di lettere moderne, di scienze storiche che le interessano e poi se ne riparla dopo un anno. Perfetto, grazie mille. Prego. Un'altra domanda da parte di Samuele. Un'ultima domanda: volendo comunque laurearsi in lettere, ci sono dei contatti tra l'università e il mondo della regia, sceneggiatura cinematografica? Beh, qui se qualche collega li conosce, ben venga e lo dica. Io credo che poi bisogna anche essere onesti, insomma, forse ora abbiamo sempre detto che a Siena c'è tutto, no, non c'è tutto, alcune cose non ci sono effettivamente. Noi abbiamo dei rapporti con personalità del teatro e dello spettacolo, alle mie spalle c'è il volantino di Extrema Ratio, che sono queste conferenze, lezioni, seminari, dialoghi seguiti da più di 1000 persone che stiamo facendo dall'inizio del lockdown, e il 10 di giugno Simone Beta, professore di letteratura greca, discute con Giuseppe Cederna, l'attore fra l'altro di Mediterraneo di Salvatores, per intendersi. Quindi noi abbiamo molti rapporti culturali col mondo del cinema, però se volete studiare cinema, ecco, non credo che sia Siena, studiare cinema, regia, eccetera, non credo che ci siano le competenze specialistiche giuste a Siena, ecco. Si possono inserire dei crediti a scelta, come dice giustamente il nostro studente tutor Filippo, però ecco, non è certo una delle sedi più portate su questo tipo di studi. Comunque l'insegnamento di cinema mi sembra che ce l'abbiamo, sebbene in un altro dipartimento, e anche qui penso che valga lo stesso discorso che tu facevi per gli stranieri, a maggior ragione all'interno dello stesso Ateneo, cioè se uno vuole seguire un insegnamento che è erogato da un dipartimento diverso dal nostro, ma che è comunque presente nel nostro Ateneo, non ci sono grossi problemi. C'è l'insegnamento di storia del cinema, a me è capitato di avere studenti di lettere moderne che si laureavano in storia del cinema, che appartiene tecnicamente al dipartimento di storie e arti, quindi c'è veramente una intercomunicabilità. Ora noi presentiamo qui soprattutto, diciamo così, curricula e le materie che sono di nostra pertinenza, però il ventaglio è ampio e io credo che quasi tutti i campi dell'interesse intellettuale attuale possano essere coperti o direttamente con un corso o comunque, come diceva Pierluigi, indirettamente, che ne so, parlavo prima di Rutilio Damaziano, c'è un regista che ha fatto un film su Rutilio Damaziano, volete che non lo conosca, questo è un contatto così estemporaneo, ma come ce l'ho io, ce l'hanno quasi tutti i colleghi in tutti i campi. Sì, io volevo solo aggiungere una cosa, che non so se è possibile fare dei crediti presso degli altri dipartimenti, ma anche proprio tra altre facoltà. Io vi dico la mia esperienza personale, io ho chiesto di poter arricchire il mio piano di studi facendo degli esami a giurisprudenza, anche se ero iscritta a storia antica ho potuto fare degli esami diritti greci e storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza, quindi siamo molto collegati, uniti tra di noi, insomma. E forse io direi un'ultima cosa che non è stata detta forse prima, cioè che soprattutto alla magistrale c'è anche adesso l'obbligatorietà, ormai è diventata una possibilità, di fare degli stage, quindi ci sono molti contatti sia con scuole, insomma, sia con altre strutture per possibilità di fare, insomma, stage riconosciute dal dipartimento. Sì, io intanto saluto il professor Linguiti, che è dovuto andare via. E non vedo altre domande. Magari completo quanto ha detto, oltre agli stage nelle scuole, stiamo organizzando degli stage anche ad esempio nelle case editrici, e ci saranno degli stage anche per chi è interessato alla ricerca nei nostri progetti di ricerca che abbiamo vinto negli ultimi anni. Io per esempio ho vinto un progetto ministeriale sulla novellistica e attiveremo degli stage anche per lavorare insieme a me, ma ce ne sono altri, c'è cioè
il progetto della professoressa Tonelli, il progetto del professor Caruso, ci stiamo attivando anche per far sì che gli studenti possano fare uno stage di tipo più improntato alla ricerca che non al lavoro. Quindi cerchiamo di offrire un ventaglio ampio di possibilità. Ci sono altre domande? No, no, direi che... Sì che ce n'è una. Sì, è appena arrivata, chiedo scusa, ho letto adesso. Buonasera da parte di Luca. Buonasera, frequento il liceo classico, vorrei diventare un filologo linguista, ma sono indeciso fra lettere classiche e moderne. Avete qualche suggerimento in merito? Questa è una bellissima domanda. Vedo che il professor Mazzoni ha acceso l'audio, forse involontariamente, quindi facciamo rispondere a lui. Di seguire la propria vocazione, iscriversi a lettere classiche, a lettere moderne al primo anno e poi vedere come si sviluppano gli interessi e dove porta la vocazione personale. La stessa cosa che volevo dire anche io in aggiunta, l'abbiamo detto anche un po' prima in risposta a una domanda più o meno analoga, quando ci sono casi di queste incertezze fra storia antica e storia moderna, lettere antiche e lettere moderne, linguistica moderna e linguistica antica, è bene, diciamo così, non farsi bloccare alla antitesi, soprattutto in una sede come questa dove la possibilità è molto mobile di cambiare in qualsiasi momento. Anche perché poi molto nella dinamica universitaria finisce per dipendere dalla simpatia che uno può avere per un corso, per un docente, per un contesto, per una classe. Quindi può darsi che una vocazione che è a metà, accanto a un'altra che è a metà, per una imperscrutabile ragione venga a prevalere sull'altra una volta che si è nel corso degli eventi. Quindi, come dice Guido, io mi iscriverei, non dico a caso, ma insomma in sintonia con quello che è il momento di ispirazione, con la tranquillità che non è la scelta definitiva che taglierà fuori le altre strade, anzi è solo un inizio per esplorare un percorso che può arricchirsi e modificarsi strada facendo. Aggiungo che molti di noi hanno avuto questo stesso dubbio, magari non fra lettere classiche e lettere moderne, ma fra letteratura e filosofia, storia e filosofia, storia e letteratura, eccetera. Cioè è un'esperienza molto comune che si risolve facendo una scelta e considerandola provvisoria e poi vedendo come si evolve lo slancio iniziale, la vocazione, quello che si pensa essere il proprio destino a un certo momento. Sì, è veramente, credo, è molto giusto quello che ha detto Alessandro Fo. Spesso dipende molto dagli incontri. Io vi dico molto rapidamente, io ho studiato a Pisa, quando sono arrivato pensavo di fare o l'italianista o semmai il germanista, perché sapevo un po' di tedesco, non sapevo una parola di francese, e ho incontrato un professore di letteratura francese che si chiamava Francesco Orlando, che mi ha entusiasmato, e sono andato, ho passato tutta l'estate del primo anno di università in Francia a imparare il francese da zero, e ho fatto il francesista. Quindi sono cose che poi vengono, insomma, lasciate anche questo elemento così di ispirazione all'incontro, allo scambio culturale che può avvenire proprio soltanto quando uno inizia a lavorare. Chiaro che se vi interessa medicina no, ma insomma se avete una vocazione letteraria alla fine poco importa se vi iscrivete a lettere classiche o lettere moderne, anche perché appunto i piani di studio hanno una certa flessibilità, per cui potete inserire molti esami anche dell'altro curriculum dentro il vostro piano di studi e poi vedete che cosa vi piace veramente quando siete all'università. Una cosa che vorrei aggiungere anche, scusa Guido, solo al volo, che spesso uscendo dal liceo si ha un'idea un po' vaga delle discipline che si vanno a incontrare. Poi magari andando a frequentare una lezione di latino si scopre che è molto più petroso di quanto non si immaginava e si sceglie di fare letteratura contemporanea, o viceversa si trovano delle convergenze in zone che non ci si aspettava. Quindi anche per la banale poca conoscenza di quelli che sono i livelli più approfonditi della materia, tanto vale lasciare la questione un po' in sospeso, ecco.
Stavo per dire la stessa cosa, cioè quando si esce dal liceo non si sa bene come sia organizzato l'insegnamento universitario, ma bastano poche settimane per avere un'idea più precisa e anche per rendere più chiara l'impressione iniziale che si ha e poi trovare la propria strada. Gli incontri personali, gli incontri sono fondamentali poi, cioè trovare il professore o la professoressa giusto. Sono poi le cose che portano alla decisione definitiva sulla strada da intraprendere. Grazie mille. E no, un'altra cosa che forse dovremmo dire su un tema che abbiamo già trattato, ma che è bene sottolineare, e cioè nel nostro dipartimento il 60% degli iscritti sono studenti fuori sede. Questo significa che, sebbene Siena non sia collocata nelle grandi vie di comunicazione, sia una città molto bella, ma sicuramente appartata, il nostro dipartimento è tutto tranne che un dipartimento isolato. Avere il 60% di studenti fuori sede significa avere la capacità di attrarre studenti da tutta Italia, e i nostri studenti vengono letteralmente da tutta Italia. Sì, è verissimo. A me non risultano altre domande. Non so se si è impallato il mio. No, non risultano altre domande. Quindi ridò la parola al direttore. Siamo di una puntualità svizzera, nel senso che era dalle 2:30 alle 4:30, sono le 4:27, però noi siamo disponibili a rimanere ancora se ci fossero altre domande. Se invece non ci sono altre domande, ci salutiamo. Io ringrazio Monica Marchi e Eleonora Pischedda per aver organizzato questo incontro, tutti i colleghi, sia docenti, sia del personale, sia studenti, tutor che hanno partecipato, e ripeto, questo era soltanto una prima presa di contatto. Ci sono i nostri canali Facebook e Instagram, ci sono il nostro sito e ci sono le nostre iniziative, le nostre lezioni. Quello che diceva prima il professor Braccini è molto vero ed è molto bello. Se qualcuno di voi ha tempo, allora certo state preparando la maturità, però se uno ha voglia di sentirsi una lezione su Svevo, fra 1 ora e mezza si collega alla mia aula virtuale che trova sulla mia pagina docente sul sito di Ateneo, e non faccio lezione io oggi, c'è un professore di Bruxelles, Claudio Gigante, che fa una lezione sulla coscienza di Zeno. E vi collegate, la sentite, io vi faccio entrare, appunto i corsi universitari sono pubblici, quindi venite a curiosare, seguite i nostri canali social, seguite il nostro sito e soprattutto scriveteci, perché ripetiamo, noi riteniamo veramente che il contatto umano sia fondamentale. Io l'ho anche scritto nella chat, il mio numero di telefono sta sulle pagine di Ateneo, ma comunque a ciascuno di noi potete scrivere, telefonare, insomma, siamo disposti a fare due chiacchiere anche su Google Meet se avete delle domande, delle curiosità, eccetera. Siamo molto contenti di incontrarvi e grazie a tutti.